Non c'hai la fresca per i denti, quello che ti ha addormentato palato. Senta, allora ti mando. Tonto? Sei tonto tu? Gino tonto? No, io. Ok, Gino, ma hai dato il tuo numero, mio amico, ma tu sei, c'hai gonfiabili? No. Minchia paura! Panico, 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 paura. Oh, paura! Non c'hai gonfiabili quelli per le piscine? No. Ma sei Gino tonto tu? Quello detto tre dita? No, ho sbagliato numero. Ma cos'è? La cartoleria questa qui. La cartoleria di Gino Tonto. Pronto? Stronzo. Richiamo. Coglione. Tamarri. Vuoi dire che te ne tiro uno? Ma forte, eh? Lei chi cerca? Oh, Gino Tonto! Sei mica con la cartoleria. Tonto, no, non Gino Tonto, che mica è giochi dei bambini, no, Gino Tonto, detto anche lo stupido. No, questo non è Gino Tonto, è una cartoleria. Ah, allora vedi che sei tu, perché Gino Tonto... Oh, stronzo! Tamarri! Pronto? Oh, sei quello che c'ha tutti i gonfiabili per i bambini? Tu c'hai le cose gonfiabili per i bambini, per la piscina? No. No? No. Perché c'è scritto qua che ce l'hai tu? Ma scusa, perché sei del Bangla? Sei un Bangla? No, non sono un Bangla, sono edicola, ma prima di tutto non è questo modo di chiamare che non si capisce niente. Se mi spieghi cosa vuoi, ma adesso ce l'ho. Ma ti domandando un logopedista, come parli? Oh? Tutto tuo pazzo sei. sei agitato? Mi spiegami cosa vuoi. Ma vedi che faccio un CTRL-C, CTRL-V, ti clono e ti picchio in due. Ma va a fregare, va là. Scemo di merda. Che trovi? Ti picchio in due. Tamarri. Pronto? Ma tu sei Beppe Piadina? No. Ah, cazzo, mi ha dato il numero. Mi ha detto, chiama Beppe Piadina. Però c'hai l'accento romagnolo, sei tu. Io sono romagnolo, ma non so chi sia Beppe Piadina. Non sono Beppe Piadina io. È quello che c'ha l'edicola che vende i gonfiabili, però dentro ci mette le buste. Io ho un'edicola, vende i gonfiabili, ma non sono Beppe Piadina, forse ti ha dato il numero sbagliato, un altro. No, ma ha dato sto numero, ma tu c'hai la bamba. No, non sono io, i gonfiabili non li vendo, non c'è. No, ma non hai capito, i gonfiabili, la scusa, dentro i gonfiabili ci sono le pezzate per farsi i nasi. Non ho capito, scusa. Ah, la zugna per i capelli, proprio tutto spaccato. Ah, quindi no. Non c'hai la fresca per i denti, quello che ti ha addormentato palato? No. Ah, cazzo. Vabbè, comunque appena ti ti sputo lo stesso che mi sei su cazzo. Grande, ciao bomber. Ciao scemo di merda. Tamarri. Siamo sfatti, eh. Pronto, signore? Sì. Sì, c'è... Oh! Sto cercando la roba di... Pronto? Signore? Bellissimo. Richiamalo che la riagganciamo. Oddio, sto male. Oh! Questa la tengo però per mercoledì. Sai quello che fanno col telefono qua? Tamarri. Pronto? Sono Massimi, sono con lo scooter, c'ho il telefono nel casco, mi senti? Sì, ti sento, come no, certo. Allora, siccome sto guidando, sto arrivando là. Perché a casa, sono a casa di un amico che c'è la piscina, mi ha detto vai a comprare i gonfiabili. C'hai i gonfiabili tu? Ma materassini, cosa intendo come gonfiabili? Materassini, cinti, sì. cazzi ne so, la roba che si butta nelle piscine. Materassini, io sono materassini quelli... Oh, che cazzo urli? Che già sto urlando io, se urliamo in due sembra una conversazione fra due alterati. Io ho materassini quelli classici, quelli da 1,90 m per 80 cm di larghezza. Che te l'hai celato, ammetto?
Suca! No, non hai capito, io volevo... Vabbè, quello che c'hai! Quanto costa? Ma non so, 10, 11 euro. Ah, una minchiata! Quanti ne hai? Non lo so, sono 2 o 3 adesso. Ah, un cazzo, sì. Proprio, volevo riempire la piscina, volevo fare l'inferno. Aspetta. Non ce l'ho di più. Ablai! Aspetta un attimo, mi fermo, così parliamo, che non si capisce un cazzo, aspetta. Aspetta un attimo, così visto che ci sono, faccio anche un pippotto sul telefono. Aspetta. Minchia, se brucia sta bamba. Ascolta, bello, adesso vabbè, vengo là e prendo quello che c'hai. Ma tu sei ridicola anche? Sì. C'è anche i porno? Perché non... bella. No, perché c'ho sta festa a casa di un amico, puttane, roba. Sì, se vuoi DVD, se no, se no. Ah, minchia, sei proprio un eroe. Vabbè, dai. Va bene, dai. Ok. Dai, stai calmo. Arrivo. Ok, sono qui. Sta arrivando! Va bene. Sono fattissimo! Sì. Ma sei entrato col motorino dentro? No, il motorino dentro no. Non c'è uno spazio per il motorino, che ho paura che me lo fottono. No, c'è il parcheggio vicino, sì. Davanti, voglio entrare dentro? Sì, avanti. Io entro dentro, ti ho detto che vengo dentro! Aspettami con il porno ingonfiabile! Ti ho detto che vengo dentro! Tutto strafatto!